Benvenuto o bentornato sul mio canale. In questo breve video ti illustrerò alcuni eventi che si sono succeduti in questo 2020 un po' complicato. Ma non solo, mi piacerebbe molto che tu restassi con me fino alla fine del video, perché voglio porti una domanda e ci terrei moltissimo che tu rispondessi. Inoltre, se vuoi supportare questo canale, mi raccomando, lascia un bel like di supporto e magari iscriviti se ti va. Noi ci vediamo alla fine del video. Anno bisesto, anno funesto, chi non ha mai sentito questa frase? Ebbene, questa tradizione di sfortuna abbinata agli anni bisestili arriva da tempi antichissimi. Già dai tempi dei Romani. Questa credenza sembrerebbe essere confermata da un 2020 piuttosto complicato che ha messo a dura prova un po' tutti noi. Tra una pandemia ancora in corso, l'emergenza climatica, l'aumento della disoccupazione a livello globale e la lotta per un diritto a una sanità accessibile e tanto altro ancora, ebbene, scienziati, ambientalisti, attivisti, eroi di tutti i giorni hanno continuato, malgrado le difficoltà, a raggiungere anche in questo 2020 dei traguardi straordinari. I progressi verso lo sviluppo di un vaccino efficace contro il Covid hanno contribuito sicuramente a spazzare via quella nube di paura che sembrava ci avrebbe perseguitato chissà per quanto tempo ancora. Quindi, prima di peggiorarci l'umore in questo fine anno con l'ennesimo post dedicato alla fine del mondo nel 2021, prendiamo in esame alcune delle belle notizie che hanno costellato anche questo difficile anno bisestile. Durante il lockdown molti paesi hanno registrato una forte diminuzione dell'inquinamento atmosferico e molti animali selvatici sull'orlo dell'estinzione sono tornati a popolare aree che avevano abbandonato per via della presenza massiccia dei turisti e dell'inquinamento del loro ambiente. In Tunisia le tartarughe marine hanno sfidato riscaldamento globale, inquinamento di plastica e pesca intensiva, aumentando rapidamente di numero. 55 esemplari di balenottera azzurra, specie molto a rischio di estinzione, sono stati avvistati nell'Antartide in un periodo di 23 giorni rispetto all'unico avvistamento registrato nell'arco dell'anno nel 2018. Anche i lupi grigi del Colorado, altra specie quasi estinta, hanno fatto ritorno. E per la prima volta in 3.000 anni il diavolo della Tasmania è stato reintrodotto con successo in un'area protetta dell'Australia. E le colonie d'api di Notre Dame, portate sul tetto della cattedrale nel 2013 per favorire la biodiversità, sono vive ed in ottima salute. Questo nonostante si temesse il peggio dopo il grande incendio del 2019. Lo scorso anno il 90% degli impianti elettrici globali utilizzava fonti di energia rinnovabili come l'energia eolica e solare fotovoltaica. Un rapporto prevede che l'elettricità verde sia sulla buona strada per diventare la maggior fonte di energia entro il 2025, sostituendosi al carbone. Tra le altre buone notizie abbiamo il Sudan, che ha vietato la mutilazione genitale femminile, facendo passare una legge che punisce questa pratica fino a 3 anni di reclusione. Una pratica che poteva causare emorragie, infezioni, ma anche complicanze durante il parto, con un altissimo rischio di morte per il neonato.
Pensate che secondo l'UNICEF il Sudan è uno di quegli 8 paesi in cui l'80% delle donne e delle ragazze era sottoposta a mutilazione genitale. Un'altra buona notizia, una squadra di scienziati degli Stati Uniti ha creato un nuovo superenzima mangiaplastica chiamato Petase. A partire da un insetto divoraplastica rinvenuto in una discarica giapponese nel 2016, che sarebbe in grado di degradare la comune plastica, che di norma richiede centinaia di anni nell'arco di pochi giorni. Direi che anche questa è una grande notizia. E come in qualsiasi anno, in qualsiasi periodo, anche quest'anno, qualcosa di positivo è successo. Questo era soltanto un piccolo assaggio. Ma gli eventi positivi sono stati innumerevoli, malgrado, ripeto, le difficoltà di questo 2020. Mi piacerebbe però che tu mi raccontassi un evento anche personale che ti è accaduto proprio in questo anno così complicato. Magari tutti insieme possiamo dare una spinta di ottimismo a tutti noi. Penso che in questo fine anno sia un po' quello che ci serve. Ripartire con un po' di grinta nel 2021. Cerchiamo di essere positivi. Mi raccomando, aspetto il tuo commento nell'info box qui sotto. Ci vediamo nel prossimo video.